Buonasera a tutti, mi presento, sono Marzio Marini, mi occupo di supporto tecnico-commerciale per alcune regioni d'Italia. Vi do il benvenuto a questo webinar di Urmet dedicato alla videocitofonia IP di Urmet, il sistema Ipercom. Innanzitutto, prima di cominciare, vi voglio ringraziare per la fiducia e la disponibilità che ci avete accordato. Prima di cominciare, vi do alcune informazioni sull'applicativo che stiamo utilizzando per effettuare il webinar. Durante il corso potete formulare delle domande allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza un PC basterà aprire la dashboard con la freccia arancione in alto a destra e nella sezione domande inviare richiesta allo staff. Per chi utilizza dispositivi mobili troverà la possibilità di formulare delle domande tramite l'icona del punto interrogativo. Abbiamo messo a disposizione anche una serie di documenti che potete scaricarvi fin da ora nella sezione documenti all'interno della dashboard per PC oppure tramite il tasto salva da smartphone o da tablet. Essendo un corso dal vivo, potrebbe avvenire anche una chiusura improvvisa del webinar. Se ciò dovesse accadere, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando o il link ricevuto nella mail di conferma iscrizione oppure lo stesso link ricevuto nella mail di promemoria di questa mattina. Prima di cominciare, passo la parola al collega Claudio Giacomini per una breve introduzione. Vi ringrazio e vi auguro un buon webinar. Ciao Marzio, buonasera a tutti. Sono Claudio Giacomini e sono consulente tecnico-commerciale per la Lombardia. Questa sera, appunto, Marzio vi presenterà l'evoluzione del nostro sistema videocitofonico IP basato su tecnologia IP che si chiama Ipercom. Prima di iniziare, appunto, con la presentazione del collega, mostriamo le prime slide che riguardano la nostra campagna promozionale. Eccola qua. Urmet Premiati. Urmet Premiati è una nostra campagna promozionale di raccolta punti, è dedicato a tutti i clienti installatori professionisti e per poter partecipare è sufficiente scaricare un'app, effettuare una registrazione tramite i vostri dati aziendali e ad ogni prodotto che acquistate, potete caricare dei punti. All'interno del prodotto trovate un QR code che si carica, si scannerizza direttamente tramite l'app per avere i punti nell'app. I prodotti che aderiscono a questa iniziativa sono ben evidenziati sul nostro volantone promozionale tramite appunto un adesivo installa e premiati che vi mostra insomma qual è il prodotto che partecipa a questa campagna promozionale. In questo periodo pasquale, per chi compra 500 euro di prodotti Urmet entro il 31 marzo, gli regaleremo 500 punti per poter avere un cesto pasquale, appunto. Possiamo andare avanti allora con il primo questionario, il primo sondaggio. Conosci l'evoluzione del sistema videocitofonico IP di Urmet? Sì, e sono rimasto colpito dalle caratteristiche introdotte. Sì, ma non conosco le novità. No, non ho seguito l'evoluzione del sistema. Diamo qualche secondo ancora, così cerchiamo di capire se avete già utilizzato il nostro sistema o comunque se non l'avete utilizzato o chi lo sta usando, se conosce già appunto queste novità che sono state introdotte. Direi che possiamo vedere le risposte. Perfetto, direi che la maggior parte conosce il sistema e conosce già l'evoluzione di questo sistema. Il 37% non conosce le novità e un 5% non ha seguito l'evoluzione del sistema o probabilmente non conosce, magari non conosce questo prodotto. Adesso possiamo iniziare con la spiegazione del collega su questo prodotto Ipercom. Non si sente l'audio, Marzio? Adesso dovrebbe Sì, sentirsi, vediamo un po'. perfetto, grazie. Grazie, grazie Claudio. Iniziamo con la presentazione vera e propria e vediamo un po' che cos'è il sistema Ipercom. Ipercom è il sistema di videocitofonia di Urmet totalmente IP con protocollo proprietario. Di conseguenza è un sistema videocitofonico che si installa molto molto semplicemente utilizzando un solo cavo TP e semplici connettori RJ45. Tutti i dispositivi sono alimentati da tecnologia Power over Ethernet, quindi bastano dei semplici switch all'interno del sistema con tecnologia POI e il gioco è fatto. Quindi molto molto semplicemente è un sistema videocitofonico che vedremo permette molto, ha caratteristiche molto avanzate, ma si installa molto facilmente.
È adatto sia a quelle che potrebbero essere delle piccole installazioni, dei piccoli impianti videostereofonici dove viene richiesta l'integrazione con i sistemi di Urmet, che potrebbero essere videosorveglianza, smart home di Yokis o centrale antintrusione, ma è ottimo anche nei grandi impianti dove magari non abbiamo limiti di distanze, limiti di postazione di chiamata, centraline di portineria da poter installare. E chiamate simultanee all'interno dell'appartamento. Inoltre, ha la possibilità, come tutti i sistemi videocitofonici di Urmet, di gestire doppia uscita sulle pulsantiere dell'impianto videocitofonico. Quindi, all'interno dell'impianto citofonico, tutte le pulsantiere Hypercom hanno la doppia uscita: uscita a scarica capacitiva per la gestione solitamente dedicata al pedonale e contatto pulito, quindi seconda uscita per quello che potrebbe essere la gestione di un contatto per un carraio. Hypercom è una vera evoluzione di quella che è la Building Communication integrata, quindi è un dispositivo che si adatta tranquillamente a qualsiasi rete IP esistente, non ha necessità di effettuare delle programmazioni all'interno del router e del sistema, quindi si adatta facilmente a qualsiasi rete IP esistente oppure a reti dedicate. È un sistema che permette svariate chiamate simultanee, quindi molte chiamate simultanee provenienti da un numero illimitato di posti esterni, quindi riesce a gestire complessi residenziali molto molto grandi. Inoltre riusciamo poi ad integrare all'interno del sistema di videocitofonia quella che potrebbe essere la sicurezza, quindi andare ad integrare all'interno del sistema quelle che potrebbero essere telecamere presenti di videosorveglianza o magari sistemi antintrusione presenti all'interno dei singoli appartamenti. Essendo un sistema così evoluto, per garantire una certa sicurezza, ha a disposizione la possibilità di impostare una doppia password, quindi una password per l'amministratore e una password per l'installatore, in modo tale che l'amministratore del sito, del condominio, è sempre a conoscenza nel momento in cui l'installatore dovesse fare qualche modifica o apportare qualche variazione di programmazione all'interno dell'impianto. Inoltre, non meno importante, integra nativamente, senza l'aggiunta di alcun dispositivo, quella che è la funzione di inoltro di chiamata sullo smartphone per tutti gli appartamenti presenti all'interno del sistema videocitofonico. Vediamo quindi di analizzare poi i punti di forza di questo sistema videocitofonico IP. Quindi, essendo un sistema IP nativamente, viene gestito tranquillamente, come abbiamo detto, con un cavo OTP categoria 5, 5, 6, che è alla portata solitamente di un installatore. Ormai nella vita di tutti i giorni andiamo a utilizzare cavi OTP per i svariati sistemi di sicurezza che siamo abituati ad installare all'interno dei nostri siti. Si inserisce, come vi dicevo, su reti IP esistenti o su reti dedicate e non richiede di conseguenza conoscenza approfondita di reti IP. Il sistema è completamente autonomo e si adatta tranquillamente alle reti esistenti senza dover fare configurazioni all'interno del router. Molto molto facile da programmare, possiamo programmarlo in tre modalità differenti, direttamente online sull'impianto utilizzando quello che potrebbe essere un qualsiasi monitor di sistema, oppure iniziare da un monitor e terminare da un altro monitor, oppure possiamo configurarlo anche in modalità offline con il client per PC che è scaricabile gratuitamente dal sito Urmet o con un'applicazione per gli smartphone che troviamo gratuitamente all'interno degli store. La peculiarità di queste tre modalità di programmazione sta nell'interfaccia grafica. In tutte e tre le modalità di programmazione troviamo la medesima interfaccia grafica in modo tale che non rischiamo di perderci nelle varie configurazioni se dovessimo passare da un dispositivo ad un altro. Tutti i dispositivi Hypercom sono dotati di QR code che traducono quello che è il loro MAC address. Su ogni dispositivo trovate all'interno degli adesivi riportanti il QR code con il MAC address, che solitamente è il codice che ci occorre per configurare il sistema Hypercom, per acquisire i nostri vari dispositivi. Questi, nel momento in cui andiamo ad effettuare una configurazione online, vengono automaticamente proposti dal sistema a seconda della famiglia del dispositivo che stiamo configurando. Nel momento in cui andiamo ad effettuare invece configurazioni e programmazione offline, abbiamo la possibilità di prelevare tutti questi adesivi con il QR code e il MAC address presenti all'interno di ogni dispositivo, attaccarlo magari su una lista o su una pianta dove posizioniamo effettivamente il singolo dispositivo e mano a mano leggere o scannerizzare i QR code e quindi acquisirli all'interno del sistema ed effettuare quella che potrebbe essere una programmazione offline, poi da scaricare successivamente all'interno dell'impianto. All'interno del sistema, all'interno per ogni singola chiamata, per ogni singolo appartamento, si riescono a gestire fino a 16 dispositivi contemporaneamente anche di natura diversa, quindi videocitofonici e citofonici.
I monitor Bog 7 e Max che vedremo successivamente, i monitor 7 pollici, integrano poi delle applicazioni precaricate all'interno che ci permettono di gestire quelli che sono i sistemi Urmet, come potrebbe essere la Smart Home di Urmet e la IOKIS con l'applicazione INO, oppure sistemi di sicurezza, di antintrusione o di videosorveglianza tramite l'applicazione Urmet Secure che troviamo già pronta, precaricata all'interno del monitor Max Plus o del monitor Bog 7. Per quanto riguarda la gestione dell'inoltro di chiamata, non richiede alcun dispositivo aggiuntivo, è una funzione di sistema, quindi basterà abilitarla all'interno di ogni singolo dispositivo per far sì che la videocitofonata possa essere ricevuta all'interno dei nostri smartphone. Tra le caratteristiche principali è un sistema che permette di espandersi fino a 4.000 dispositivi presenti, quindi per impianti molto molto grandi. Superati i 1.000 dispositivi, però siamo obbligati ad inserire un server o più server di sistema in modo tale che le comunicazioni vengano alleggerite grazie alla gestione appositamente del server. Supporta protocollo DHCP, quindi nel momento in cui nella rete è presente un router che assegna gli indirizzi, tutti i dispositivi prenderanno gli indirizzi assegnati, oppure nel momento in cui non dovesse essere presente nessun router DHCP, i dispositivi automaticamente si eleggeranno in local link connection e quindi assumeranno degli indirizzi univoci l'uno rispetto all'altro senza creare conflitti. Le competenze delle chiamate in base ai piani, in base alle scale, in base alle pulsantiere principali e secondarie vengono assegnate automaticamente in base al posizionamento che andiamo ad inserire in fase di configurazione dell'impianto. Quindi in base alla posizione topologica all'interno dell'impianto automaticamente vengono assegnate le competenze ai vari dispositivi, quindi in modalità molto molto semplice anche questo in fase di programmazione. Possiamo aggiornare facilmente i dispositivi di sistema, quindi possiamo tutti gli impianti Hypercom portarli e tenerli aggiornati mano a mano che vengono pubblicati i vari aggiornamenti firmware con il semplice software che anche in questo caso troviamo gratuitamente sul sito Urmet, Hyper Upgrade. Doppia password per la sicurezza, amministratore e installatore come già descritta nelle precedenti slide. E poi il protocollo proprietario è un protocollo non visibile, quindi non sniffabile dalla rete, quindi anche qui diciamo, garantisce una certa sicurezza nelle comunicazioni tra i vari utenti o tra le varie chiamate. Vediamo le funzioni base di videocitofonia, quindi le funzioni base che sono state sempre inserite nel sistema Hypercom per poi passare a quelle che sono le evoluzioni con l'ultima release firmware pubblicata. La videocitofonia quindi diventa evoluta, è un sistema che permette di arrivare a gestire fino a 16 dispositivi all'interno di ogni singolo appartamento contemporaneamente a seguito della chiamata. Servizio di messaggistica, quindi è possibile effettuare delle chat, quindi abilitare delle chat, quindi dei messaggi che avvengono tra utenti all'interno dello stesso appartamento, tra utenti di appartamenti diversi, su piani diversi, su scale diversi o su edifici diversi, o eventualmente anche con i centralini di portineria. La chiamata intercomunicante tra i vari dispositivi, nel momento in cui sul dispositivo è presente anche la videocamera, è possibile effettuarla in video, quindi chiamate intercomunicanti sia audio che video. La possibilità di abilitare segreteria telefonica, nel momento in cui non siamo in casa o nel momento in cui non vogliamo essere disturbati, possiamo abilitare la segreteria telefonica. L'utente che si presenterà in fase di chiamata potrà lasciare un messaggio e noi potremo essere liberi, quando lo vogliamo, di andare a risentire e riascoltare quello che è stato il messaggio lasciato con il video ripreso dalla postazione di chiamata. Servizio di post-it elettronico per lasciare messaggi magari agli altri componenti della famiglia, quindi al rientro, il primo che rientra sul monitor troverà un post-it elettronico, quindi un messaggio magari con un servizio da dover fare prima che qualcun altro rientra o un'informazione da dover lasciare onde evitare che poi venga perduta o venga dimenticata. L'inoltro di chiamata, come vi dicevo, è per tutti gli appartamenti presenti all'interno del sistema, quindi funzione nativa abilitabile automaticamente da ogni singolo utente. Centralini di portineria, quindi il centralino di portineria diventa un vero e proprio centro servizi, permette di gestire tutti i flussi di comunicazione dalle pulsantiere di chiamata o dai posti interni e eventualmente chiamare i posti interni o chiamare le varie pulsantiere e permette anche di gestire tutta una serie di allarmi o di gestire delle mappe grafiche che poi vedremo nello specifico. Controllo degli ascensori, quindi veicolare l'eventuale ascensore a seguito della chiamata direttamente sulla destinazione riservata, quindi nel momento in cui viene a trovarci una persona che non conosce bene il sito, non conosce bene il piano della destinazione, l'ascensore verrà veicolato direttamente sul punto di arrivo specifico.
videosorveglianza, possibilità di integrare all'interno del sistema Hypercom quelli che sono i nostri dispositivi di videosorveglianza, semplicemente con protocollo RTSP, quindi qualsiasi dispositivo IP che ha la possibilità di generare un flusso video tramite protocollo RTSP può essere acquisito all'interno del sistema e quindi visibile da uno o tutti gli utenti all'interno del sistema videocitofonico. Controllo accessi che possiamo andare a gestire o con dispositivi dedicati oppure con lettori di prossimità direttamente incorporati sulle pulsantiere Hypercom che poi vedremo nelle prossime slide. E come vi dicevo, nativamente precaricata all'interno dei dispositivi l'applicazione Urmet Secure per gestire i dispositivi di antintrusione magari presenti all'interno dei nostri appartamenti direttamente con il nostro monitor. Quindi il monitor diventa proprio un concentratore di servizio, un concentratore di sistema dei vari dispositivi Urmet. Ora vediamo invece quali sono le nuove funzioni, quindi con l'ultimo aggiornamento, con l'ultima release firmware pubblicata sul sito Urmet, quindi scaricabile gratuitamente, con la quale potete andare ad aggiornare anche gli impianti datati o gli impianti presenti sul territorio già da svariati anni, riuscite ad integrare tutta una serie di nuove funzioni. Tra queste troviamo la possibilità di abilitare dei comandi vocali, quindi all'interno del monitor Max, nel momento in cui è un impianto datato o nel VOG 7 che sono i nuovi monitor che vedremo nello specifico nelle prossime slide, abbiamo la possibilità di abilitare dei comandi vocali. I comandi vocali molto molto semplicemente andranno ad essere impartiti prima svegliando il monitor con quella che è la parolina Ehi Urmet e poi impartendo quello che è il comando vocale che elencheremo successivamente. In questo caso sono dei comandi vocali nativi all'interno del monitor, quindi non necessitano di un dispositivo, di un assistente vocale come potrebbe essere Alexa di Amazon o Google Home, e non necessitano neanche di connessione ad internet, quindi il monitor è già in grado di fornirci questi comandi vocali una volta che abbiamo acceso l'impianto e abbiamo programmato il sistema. Che cosa possiamo fare con questi comandi vocali? Possiamo impartire tutta una serie di funzioni in base allo stato in cui si trova il nostro videocitofono. Quindi col videocitofono a riposo possiamo attivare la fonia a seguito di chiamata, possiamo autoinserirci sulle pulsantiere esterne, possiamo aprire quello che potrebbe essere il varco pedonale o carraio, chiamare il centralino, lanciare una chiamata panico, disattivare la chiamata panico, attivare i destinatari Yokis, come abbiamo detto il nostro monitor gestisce anche la smart home di Yokis, quindi eventualmente con un comando vocale potrei attivare uno scenario Yokis, oppure lanciare semplicemente una trasmissione, quindi un comando dedicato a un determinato ricevitore oppure a un gruppo di ricevitori. Nel momento in cui non vogliamo essere disturbati, potremmo con un semplice comando vocale attivare il mute, quindi non essere disturbati e non far squillare il nostro telefono. Attivare dei scenari fuori casa o in casa che poi andranno a comandare i nostri dispositivi domotici e quindi ad applicare quelle che sono le attività che vogliamo nel momento in cui stiamo uscendo o stiamo rientrando all'interno dell'appartamento. Una volta che invece ci siamo autoinseriti nelle pulsantiere esterne, possiamo vedere in sequenza quelle che sono le telecamere presenti su tutti i posti esterni del sistema, possiamo terminare l'autoinserzione senza dover rispondere, oppure una volta che siamo autoinseriti possiamo attivare la fonia e palleggiare il video tra una pulsantiera e l'altra. Con la fonia attiva, giustamente andiamo eventualmente ad aprire quella che potrebbe essere una porta pedonale, un varco pedonale o un varco carraio, possiamo andare a disattivare il microfono nel momento in cui non vogliamo far sentire che cosa stiamo dicendo all'interno dell'appartamento, oppure possiamo con semplici comandi vocali attivare quelli che sono i relè del sistema Hypercom, quindi i relè supplementari che possiamo ottenere installando delle decodifiche speciali che vedremo successivamente, anche in questo caso potrebbero essere attivati con dei semplici comandi vocali. Tutti questi comandi vocali che vedete sono precaricati, quindi la sintassi è già precaricata all'interno del sistema. Qualora però non dovesse essere di vostro gradimento, quindi avete il piacere di cambiare la sintassi del comando vocale perché vi trovate meglio con altre parole, potete andare a personalizzare tranquillamente ognuno di questi comandi che abbiamo elencato. Quindi, diciamo, nella peggiore delle ipotesi, avreste la possibilità anche di cambiarli tutti, modificando quella che è la sintassi e quindi andando a dare ad impartire una nuova parola per effettuare quel determinato comando. Inoltre, per ragioni di sicurezza, per evitare che magari qualcuno da fuori la porta di casa potesse impartire un comando vocale al nostro monitor, possiamo abilitare la sicurezza maggiore del comando gestuale. Quindi, dopo aver impartito un comando vocale, possiamo andare a confermare il nostro comando vocale passando la mano davanti a quella che è la fotocamera del dispositivo, in modo tale che confermiamo il comando vocale impartito con un gesto, quindi anche una sicurezza in più nel momento in cui dovesse verificarsi
un'attività di questo genere. Proprio per quanto riguarda i comandi gestuali, vediamo che sono stati introdotti quindi nei monitor 7 pollici, quindi nel monitor Max, già presente nei sistemi Hypercom, nel monitor Vogue 7 di nuova introduzione, anche nel Vogue 5, che è un nuovo dispositivo introdotto nel sistema Hypercom con un display da 5 pollici. In questo caso tutti e tre i dispositivi integrano quelli che sono i comandi gestuali, i comandi che solitamente vengono utilizzati in ambiente Covid, soprattutto in questo periodo di pandemia, per evitare di avere contatto diretto con gli oggetti e magari trasferire quello che potrebbe essere il virus. Quindi i comandi gestuali sono alternativi ai comandi vocali, e con questi possiamo andare a rispondere alla chiamata videocitofonica, ad aprire una porta, aprire il portone carraio, chiamare il centralino di portineria o attivare l'autoinserzione del videocitofono. Quindi basterà passare la mano in determinati modi davanti alla fotocamera del Monitor Max per attivare quelli che sono i comandi gestuali e quindi impartire dei comandi ai nostri dispositivi di videosorveglianza, di videocitofonia. Tra le nuove funzioni troviamo anche la possibilità di schedulare l'apriporta automatica. Tutti quegli ambienti dove è richiesta l'apertura automatica, soprattutto dove sono presenti studi medici o studi professionali che richiedono l'apertura del varco automaticamente a seguito di chiamata, nelle versioni precedenti eravamo costretti ad abilitarla manualmente tutte le volte che entravamo nello studio, a disabilitarla la sera per evitare di far sì che il nostro varco non avesse una sicurezza appropriata, perché chiunque avesse trovato la scamotage di aprire con una semplice chiamata, siamo costretti a disabilitare la funzione. In questo caso, nella nuova release, abbiamo la possibilità di schedulare questa funzione, quindi di farla attivare solo in determinati orari, solo in determinati giorni della settimana, ed eventualmente definire anche quelli che sono i giorni festivi durante l'anno per far sì che la funzione non si abiliti a seguito di festa in cui magari lo studio professionale o lo studio medico sia chiuso. Il rinvio di chiamata. Abbiamo parlato inoltre di chiamata sullo smartphone, quindi possibilità di ricevere la chiamata sullo smartphone nel momento in cui siamo fuori casa. Eventualmente possiamo inserire anche un rinvio di chiamata, quindi o invece di inoltrare la chiamata sullo smartphone andiamo a rinviare la chiamata in altro appartamento presente all'interno del sistema Hypercom, di un altro piano, di un'altra scala, di un altro edificio, oppure su un centralino direttamente. Il rinvio di chiamata può essere effettuato a seguito di non risposta dopo un certo tempo che andiamo ad impostare, oppure a seguito di occupato. Si gestisce facilmente andando ad impostare sulla home il tipo di funzionamento che vogliamo dare al nostro dispositivo. Gli attuatori relay, che abbiamo detto, possiamo ottenere con delle decodifiche speciali, solitamente erano associate a degli eventi, quindi a degli eventi ben specifici che venivano generati nel nostro impianto videocitofonico, magari a seguito di chiamata, a seguito di apertura. In questo caso, nella nuova release, tutti gli attuatori relay, quindi le uscite che abbiamo a disposizione extra sul nostro impianto videocitofonico, possono essere schedulate, quindi possono essere attivate in determinati orari, in determinati giorni, e oltretutto andando a geolocalizzare il nostro impianto, quindi inserendo le coordinate geografiche del nostro impianto videocitofonico, possiamo attivare queste funzioni magari direttamente con l'alba e il tramonto, perché il sistema si aggiorna durante l'anno, mano a mano, degli orari di alba e tramonto, e automaticamente le attivazioni seguiranno quella che è l'alba e tramonto, soprattutto nel momento in cui dovremmo andare a gestire delle illuminazioni esterne. Ma eventualmente possiamo gestire qualsiasi dispositivo che necessita di una schedulazione settimanale ad orario. L'apricancello, un'altra funzione molto interessante, è la possibilità di invertire quelle che sono le uscite delle pulsantiere esterne tra il varco pedonale tra l'uscita dedicata al varco pedonale e l'uscita dedicata al cancello carraio. Abbiamo la possibilità di invertirle in modo tale che nel momento in cui il nostro varco principale non necessita di una scarica capacitiva ma necessita di un contatto pulito, possiamo invertire la logica di funzionamento, così che sia sul tasto principale di apertura presente all'interno del monitor dei nostri appartamenti troviamo direttamente l'apertura del varco, ma sia del pulsante androne, quindi il pulsante androne che andremo a collegare sulla pulsantiera esterna non andrà ad agire più sull'uscita numero 1 della scarica capacitiva, ma andrà ad agire direttamente sull'uscita con il contatto pulito. Quindi anche in questo caso ci evita tutte quelle volte che eravamo costretti ad inserire un ulteriore oggetto a valle della nostra pulsantiera, che era un classico relay che ci serviva per pulire quella che era l'uscita a scarica capacitiva. Altre funzioni interessanti: la possibilità dello streaming con protocollo video RTSP su tutte le pulsantiere,
Quindi finora era dedicata solamente alla pulsantiera Alfa, adesso viene abilitata su tutte le pulsantiere presenti a catalogo del sistema Hypercom e quindi abbiamo la possibilità di veicolare quello che è il flusso video di ogni pulsantiera a seguito di chiamata, a seguito di inserzione, sulla registrazione di un NVR, quindi registrare tutte le volte che la telecamera venga attivata. Salvataggio di un'immagine di chi ci sta chiamando a seguito di una risposta, quindi quando siamo in casa riceviamo una citofonata, possiamo far sì che il sistema possa salvare un'immagine, possa salvare l'immagine di chi ha chiamato e quindi poi possiamo andare tranquillamente a rivedere questa immagine sullo smartphone oppure all'interno del modulo stesso. La segnalazione della porta aperta, quindi se andiamo a controllare il nostro varco di accesso con un semplice contattino magnetico siamo in grado di capire dal nostro monitor se per caso la porta viene lasciata aperta, magari da un malintenzionato che con brutte intenzioni successivamente pensa di ripassare all'interno dell'impianto e magari andare a rovistare all'interno degli appartamenti. In questo caso siamo sempre informati se la porta viene richiusa a seguito del nostro comando di apertura. E poi funzione molto interessante, molto spesso richiesta, la suoneria ciclica. Quindi per evitare che il monitor interno, il dispositivo interno all'appartamento suoni solo per un breve periodo a seguito di chiamata, abbiamo la possibilità di far sì che il monitor continui a suonare fino al tempo di attesa sgancio. Quindi suonerà tutto il tempo fin tanto che non arriviamo sul nostro videocitofono e andiamo a sganciare e andiamo ad abilitarci in fonia per sentire chi ci sta chiamando. Quindi utile in quei casi in cui magari il rumore ambientale è un pochino più alto del dovuto, oppure spesso e volentieri siamo distratti a fare altre attività. Se è presente il server, che abbiamo detto che siamo obbligati ad inserire oltre i 1000 dispositivi, ma comunque sia possiamo inserire anche i piccoli impianti, abbiamo anche qui delle novità. E le novità sono la possibilità di effettuare automaticamente l'aggiornamento di tutti i dispositivi presenti nel sistema, quindi andando a caricare l'ultimo firmware presente sul sito Urmet all'interno del server, sarà lui poi che si adopererà, quindi si occuperà di aggiornare tranquillamente tutti i dispositivi presenti nel sistema, quindi non dobbiamo più occuparci mano a mano di aggiornare il nostro impianto videocitofonico. Permette di fare un backup con cadenza programmata, quindi di tanto in tanto andare a backupare quella che è la programmazione, la configurazione del sistema, in modo tale che qualsiasi cosa accada, qualsiasi rottura, qualsiasi guasto, siamo sempre in grado di reperire l'ultima configurazione corretta presente nel nostro sistema videocitofonico, onde evitare di avere perdita di dati. E in più, cosa molto importante per gli installatori, la possibilità di fare delle gestioni da remoto, quindi la possibilità di inserirsi nell'impianto, fare delle piccole configurazioni o delle piccole modifiche che ci vengono richieste senza dover spendere del tempo per andare direttamente sul posto a fare tutte le lavorazioni e le modifiche che ci vengono richieste dalla proprietà. Claudio? Sì, ti stavo giusto ascoltando perché sono delle novità molto interessanti. Già era un buon prodotto, un ottimo prodotto, ma direi che sono state aggiunte parecchie novità davvero interessanti. Completano molto il sistema rispetto al passato. Sì, assolutamente. Comunque ti sto interrompendo perché direi di fare, magari interromperci un attimo, fare un secondo sondaggio. Facciamo una domanda ai nostri ospiti, così vediamo se tu sei stato bravo a spiegarti. Per utilizzare i comandi vocali è necessario avere un assistente vocale tipo Google o Alexa? Sì, e devo associare l'impianto videocitofonico ad essi. No, ma il sistema deve essere connesso ad internet. No, è una funzione integrata nei monitor 7 pollici. Lasciamo un attimo di tempo per rispondere. Secondo me sei stato abbastanza chiaro in questa spiegazione, però magari a qualcuno può anche essere sfuggita. Comunque è un ottimo plus. Comunque questo. Perché è un dettaglio importante, sì. Tutti insomma hanno... Esatto, è un plus di questo nostro prodotto. Vediamo le risposte. Direi che è ottimo, l'84% ha centrato in pieno l'obiettivo. È una funzione integrata nei monitor 7 pollici, non è necessario avere nessun collegamento a internet o comunque dispositivi Google Home o Alexa da connettere al monitor. Il comando EURMET è già nativo sul monitor, quindi dal momento in cui il monitor è attivo io posso già impartirgli questi comandi. E forse quello che magari un po' può far cadere in fallo è il fatto che si parla di un impianto videocitofonico IP, quindi connesso a un cavo di rete
magari qualcuno può pensare, essendo connesso a un cavo di rete, per forza anche connesso alla rete ad internet. Non per forza è così, in quanto può essere sfruttato anche in questi ultimi condomini che stanno nascendo, dove si è obbligati a portare la fibra e di conseguenza poi sfruttando il collegamento in rame di tutti gli appartamenti, magari col segnale TV, si può andare a inserire anche il segnale videocitofonico senza dover far passare altri cavi nei condotti, quindi risparmiare tempo, insomma, per l'installazione. E poi ovviamente dare un plus, invece di non dare il classico videocitofonico, comunque dare un prodotto che ti può gestire anche eventuali comandi domotici all'interno dell'appartamento, oppure, come hai detto, gestire le telecamere magari private e condominiali. E adesso facciamo una carrellata e guardiamo un po' i nostri prodotti che compongono questo sistema. Una novità è il client Windows per PC, è una chiavetta USB che deve essere connessa ad un PC. In questa chiavetta c'è dentro un software precaricato che va installato sul PC, cosa molto importante: non installo la chiavetta, non collego la chiavetta, installo il PC e poi la posso togliere. La chiavetta deve essere sempre connessa al PC per funzionare. Consente di avere il videocitofono su qualsiasi appunto PC connesso alla rete Ethernet, quindi riporta, come vedete dalla schermata, completamente i comandi di un videocitofono. Può essere l'unico dispositivo dell'utente oppure può essere messo in parallelo ad un videocitofono fisico IP, quindi potrei fare un impianto solo con pulsantiera e PC. Ovviamente il PC deve essere acceso perché qualora dovessi spegnerlo, la chiamata non arriverebbe a destinazione. Posso inserire fino a 10 client in parallelo per ciascuna chiamata. Ho le stesse funzioni di un POC 7, tranne quelle usate all'uso della telecamera, quindi le gesture o chiamate intercomunicanti video. Non ha la funzione di comandi vocali, quindi questi sono gli unici due, probabilmente, limitazioni rispetto ad un monitor POC 7. Vediamo il prossimo. Il prossimo è il monitor POC 7. Il monitor POC 7, appunto, come c'è scritto, è un restyling, l'evoluzione del monitor MAX. Introduce le gesture dei comandi vocali, il rinvio di chiamate su altro utente se presente in rubrica, oppure la chiamata al centralino. Di serie preinstallate l'app Secure per gestire il nostro impianto di antintrusione, l'app Ino, l'app Ustream per le telecamere smart e l'app Callme per il rinvio di chiamata. È disponibile in versione quindi con cornice bianca o cornice nera, ci sono appunto due codici distinti. Può essere installato a tavolo o anche da incasso tramite due kit che non sono a corredo. Di questo monitor qua dicevamo che Marti l'ho spiegato prima, che è l'evoluzione del monitor Max. Però chiunque avesse un monitor Max già installato, previo un aggiornamento firmware, può sfruttare tutte queste nuove funzioni. Andiamo avanti. Questo qui è il nuovo monitor Max 10 pollici. Ha le stesse funzioni del POC 7, il tasto home è spostato sulla destra, dimensioni 10 pollici, alimentazione poi diretta, ma come tutti i nostri dispositivi. È lo stesso praticamente monitor POC 7, solo in versione 10 pollici. Al momento non è ancora disponibile. Questa qui è la versione basic del nostro monitor, ha uno schermo touch da 7 pollici e 16 noni, disponibile a parete, quindi in questo caso non c'è la versione da incasso, è di colore bianco, ha una messaggistica integrata di chat tra utenti e con il centralino, qualora ci fosse, la funzione mute temporizzata, posso lasciare dei messaggi audio post-it, ingresso di chiamata al piano, uscita per ripetizione di chiamata, ingresso per allarme panico con segnalazione al centralino, quindi anche questo monitor ha questa funzione di videocontrollo su telecamere IP, una slot per SD card, e ovviamente tutte le funzioni videocitofoniche, quindi rispondere a una chiamata o aprire i vari varchi e gestire i vari relay. Andiamo avanti. Il nostro monitor è il POC 5, quindi qui abbiamo i tasti soft touch, tasto fonia e apriporta identificabili anche per i non vedenti, gestione delle gesture anche per questo monitor qui, per funzioni base. Tre chiamate intercomunicanti possiamo gestire, un pulsante per attivazione relay, la chiamata per il centralino, il TVCC, la funzione mute fisso o temporizzato 8 ore e una funzione di apriporta automatico anche in questo caso qua. Con le gesture possiamo
Scusami Marzio, un attimo che vediamo la differenza delle gesture, se puoi tornare un attimo indietro. Ok, possiamo rispondere alla chiamata videofonica, aprire la porta, aprire il portone carraio, chiamare il centralino, attivare l'autoinserzione. Differenza rispetto al Box 7 che aveva molte più funzioni insomma attivabili. Grazie. Ora vediamo ecco, il nostro Miro, il citofono viva voce, che è l'ultimo prodotto, diciamo l'ultimo posto interno che completa la gamma. È un citofono viva voce bianco lucido, ha due tasti programmabili per funzioni aggiuntive, due tasti per funzioni servizi ausiliari, dove possiamo collegare anche il nostro trasmettitore IOTIS ai pulsanti di attivazione retroilluminati e può essere installato su una 503 perché ha lo stesso interrasso di installazione. Ora dovremmo iniziare con le pulsantiere. Perfetto. Questa qui è la nostra pulsantiera Alfa. Chi ha già installato impianti Urmet Voice credo che la conosca tranquillamente. Ha un posto esterno IP audio video, display, in qualora installassimo la versione digitale, un display a colori con indicazioni e funzioni impianto. La pulsantiera soft touch nella versione sempre digitale. Connessione per una serratura e per un cancello automatico, quindi sempre il doppio contatto, il ringresso per sensore aperta, per sensore porta aperta, scusate, l'ingresso per il pulsante androna. Come diceva, la telecamera supporta il protocollo RTCP, quindi per inviare un flusso video all'NVR, è installabile ad incasso ed appoggio parete, un IK08 IP55, e anche questa è disponibile in versione bianca, ma solo nella versione a pulsanti. In questo caso si utilizzano gli stessi moduli del sistema Two Voice, quindi l'unico prodotto che cambia è il posto esterno audio-video, che è in versione IP, tutti gli altri moduli sono del sistema Two Voice che vanno a completare il prodotto. Andiamo avanti. Okay. Questa qui è la nostra versione Electa Steel, che è stata revisionata, è stata inserita una risoluzione a telecamera nuova, risoluzione da 720. È un modulo digitale antivandola, un bel display a colori da 3,5 pollici. Messaggi operativi di invito a selezione, chiamata in corso, sistema di amplificazione audio per non udenti, in questo caso è un grado IP45 IK09, connessione per una serratura e per un cancello, ricordo sempre su tutte le pulsantiere Urmet il doppio contatto, ingresso sensore aperto, facile da installare, in questo caso qui essendo un blocco 1 non ci sono moduli da assemblare come nella versione Alfa, è una pulsantiera completamente diversa appunto anche esteticamente. Pulsante di chiamata diretto per il centralino e può essere incassato utilizzando la scatola d'incasso della versione Synthesi Steel 1158/43 e integra già un controllo accessi tramite Beige Mifer Plus. Dovremmo avere adesso la sua versione dell'Electa in vetro, okay? Questa qui è la versione Electa in vetro con pulsantiera vetro fumé, display a colori anche qui da 3,5 pollici, messaggi operativi di invito a selezione, sistema di amplificazione audio per non udenti, pulsantiera soft touch, ingresso per sensore porta aperta, anche qui come la sua sorella è facile installare essendo una pulsantiera monoblocco, e abbiamo la pulsante di chiamata diretto al centralino e qui invece si usa la scatola di incasso della Synthesi S2, quindi l'1145/53. Come diceva prima, tutti questi prodotti qui portano un QR code, qualora si facesse una programmazione online, offline, da poter diciamo raccogliere il codice MAC della pulsantiera e poi scaricarlo nell'impianto successivamente. Queste due pulsantiere hanno delle funzioni in più, ad esempio la personalizzazione del logo in standby su Electa, quindi appare in condizioni di in standby in basso a sinistra come mostrato nell'immagine, oppure l'immagine personalizzata differenziata per ogni appartamento, quindi per ogni appartamento di chiamata, in fase di chiamata io vedo il logo che sono andato a inserire di quel singolo appartamento. I formati accettati sono il JPG, il BMP e PNG come scritto lì. Questa qui è la nostra pulsantiera Micra, è la pulsantiera monoblocco compatta che si viene utilizzata di solito per dove ci sono, esteticamente molto bella, dove ci sono magari paletti con una larghezza di 10 cm dove non ci permette magari l'installazione delle altre pulsantiere. È disponibile ad un solo tasto, un pulsantiera antimandolo in zama IK09, IP55, può essere da appoggio parete, nasce da appoggio parete oppure tramite il kit 172350 è possibile andarla a incassare, ha una telecamera grandangolo a colori,
anche in questo caso qui, come ricordo, sempre i due contatti di serie, l'ingresso per il pulsante androne, l'ingresso per sensore porta aperta, fornito appunto di un solo pulsante, ai LED di segnalazione visivi, e anche qui il lettore di chiave di prossimità MIFER. Dovrebbe essere questa l'ultima pulsantiera che compone i nostri prodotti, la pulsantiera Synthesis T, anche qui appunto in versione P. Ha una telecamera colori, due pulsanti di chiamata, finitura in acciaio lucido, è un IP45 e NK09, perché qui siamo già anche nell'antivandalo, è espandibile fino a 32 pulsanti con l'utilizzo di 8 moduli pulsanti, l'11.58.84 e l11.58.82, che sono gli stessi moduli che vengono anche qui utilizzati sempre per il sistema Two Voice. Può essere installata da incasso oppure da appoggio parete tramite i suoi accessori. E qui possiamo collegare direttamente una telecamera COAS, quindi col protocollo CBBS, ai morsetti direttamente per abitarla. Basta spostare appunto un ponticello sul retro, quindi avere una telecamera esterna già collegata alla pulsantiera, quindi in questo caso una telecamera analogica. Può essere poi collegata appunto con un lettore di chiave di prossimità, consentendo appunto a tutti gli utenti di apertura dei varchi, cancelli, porte, tramite sempre un badge, viene alimentato tramite il POE, ha in uscita un contatto in scambio, normalmente aperto, normalmente chiuso, è compatibile con le chiavi a doppia tecnologia, le MIFER, le MIFER Plus, può essere montato ad incasso oppure ad appoggio parete, e è possibile appunto per sicurezza installare un tamper sul retro per avere una segnalazione in caso di strappo o manomissione di essa. Ci sono altri due prodotti da presentare, magari Marzio lo fai tu, che sono un attimino un po' più tecnici. Sì, grazie Claudio per avermi fatto riprendere un po' di fiato. Mancherebbe. Procediamo e passiamo avanti con gli ultimi tre dispositivi del catalogo Hypercom, dove troviamo il modulo attuatore, quindi ne abbiamo già parlato nelle precedenti slide, il 1060x84, dove troviamo a bordo due relè a contatti puliti che gestiscono una corrente fino a 5A con 230 volts di tensione, dispositivo totalmente IP e alimentato tramite tecnologia PoE, quindi anche questo basta il semplice cavo di rete. I relè in questo caso possono attivarsi a seguito di eventi che si generano all'interno del sistema, come potrebbe essere una chiamata, un'apertura della porta, del carraio, attivazione da un pulsante fisico, perché integra a bordo anche una mozzettiera per collegare dei pulsanti che possiamo legare alle uscite direttamente, oppure possiamo utilizzarla anche per veicolare l'ascensore o attivarla a seguito di un inserimento di un codice da tastiera. Ricordo che con il nuovo firmware le attivazioni dei relè possono avvenire anche in modalità schedulata, quindi non a seguito di evento, ma semplicemente a seguito di orario prestabilito durante i giorni della settimana che attiveranno e disattiveranno i relè presenti a bordo del dispositivo. Interfaccia ascensori, molto molto simile alla decodifica speciale, ma in questo caso abbiamo a disposizione 24 uscite a relè a contatti puliti che hanno una portata in corrente inferiore, che è solitamente dedicata a quella che potrebbe essere la gestione di una centralina degli ascensori per veicolare e indirizzare l'ascensore precisamente nella destinazione desiderata, quindi per far sì che l'eventuale ospite, l'eventuale visitatore riesca ad arrivare direttamente alla destinazione senza conoscere neanche il piano di appartenenza, in quanto direttamente a seguito di chiamata l'ascensore viene veicolato sul punto preciso. Inoltre i 24 relè, invece di essere utilizzati come diciamo interfaccia ascensore, possono comunque sia essere programmati come normali attivazioni, quindi abbiamo a disposizione eventualmente in un unico modulo 24 relè che possiamo attivare a seguito di evento o a seguito di schedulazione oraria durante i giorni settimanali disponibili. Ultimo dispositivo, ma non meno importante, il 1060/1, quindi il server di sistema, che ricordo va inserito obbligatoriamente sopra i 1000 dispositivi, gestisce meglio le comunicazioni del sistema, posso introdurlo anche quando ho meno dispositivi, di 1000 posso comunque sia utilizzare il server, posso inserire più server contemporaneamente in modo tale da creare un sistema ridondante, in modo tale che se qualcuno dovesse guastarsi comunque sia automaticamente entra in funzione il server ridondante presente. E oltre alle nuove funzioni che ricordo essere la possibilità di effettuare un backup della programmazione, la possibilità di effettuare telegestione a distanza, la possibilità di aggiornare completamente i dispositivi del sistema, permette di fare una diagnostica
Quindi avere l'indicazione precisa del punto critico di guasto che si è verificato all'interno del sistema, e in più permette di avere un log dettagliato di tutti quelli che sono gli eventi che si generano nel sistema videocitofonico, come potrebbero essere le varie aperture, le varie attivazioni o i vari inserimenti dei vari codici sulle tastiere. Prima di procedere con i focus sulle ultime funzioni, volevo fare l'ultimo sondaggio della giornata, del webinar, dove anche qui andiamo a cercare di approfondire un po' i concetti che abbiamo inserito nelle slide precedenti. In questo caso vi chiediamo se possiamo utilizzare solamente il client PC come unico posto interno nel sistema Hypercom a seguito di chiamata dalla pulsantiera. Tra le risposte trovate sì, può essere l'unico dispositivo interno oltre alla pulsantiera, sì, ma nel sistema deve essere presente il server, oppure no, deve essere presente almeno un monitor. Vi lasciamo qualche secondo per rispondere correttamente al sondaggio e vediamo un po' se è il caso di approfondire un attimino il concetto per essere un pochino più chiari e quindi trasferire meglio l'informazione del funzionamento del client, visto che anche in questo caso è una novità del nuovo sistema, del nuovo firmware rilasciato e pubblicato. Penso che possiamo chiudere il sondaggio e andare ad analizzare un attimino i risultati. Ok, vediamo che il 71% ha risposto correttamente, quindi può essere effettivamente l'unico dispositivo interno oltre alla pulsantiera, di che ricordo che possono essere installati fino a 10 client presenti nel sistema Hypercom, quindi non necessita di altri dispositivi. Eventualmente in un ufficio, se vogliamo rispondere solo ed esclusivamente dal nostro PC, quindi se vogliamo avere solo il PC come posto interno, possiamo tranquillamente utilizzarlo senza avere altri monitor interni nel nostro appartamento. Possiamo chiudere i risultati dei sondaggi e andiamo avanti con la presentazione, andando a fare un piccolo focus su. Perdonami Marzio, Sì, dimmi Claudio. però è giusto una puntualizzazione perché magari non ci si pensa, però può essere una cosa banale. Questo sistema può essere molto utile anche cioè non solo l'abitazione, il condominio, ma anche nelle aziende dove capita, magari spesso, almeno a me capita, ci sono aziende che hanno impianti citofonici vecchi con cavo analogico e giustamente il proprietario dice, vabbè, cambiatemi il videocitofono. Cosa succede? Che l'elettricista va, deve vedere la distanza che ha dalle pulsantiere, dalla singola pulsantiera o dalle pulsantiere per arrivare negli uffici, perché a volte hanno dei piazzali enormi o comunque hanno difficoltà ad arrivare agli uffici perché ci passano il capannone, magari è un sito di produzione dove ci sono macchinari importanti, bisogna andare lì con la cesta, salire, aprire il canale, passare i cavi, passare nei pozzetti, fare tutto un lavoro abbastanza importante per tirare un cavo bus. E magari in alcuni casi bisogna realizzare una tubazione a parte perché ci sono dei macchinari di potenza, un cavo bus che passa insieme alla 380 con dei macchinari di potenza non è il massimo. Quando magari in queste aziende esiste già una rete cablata, esiste già una rete dati, esiste già un quadro rack, di conseguenza io ho la parte interna tutta cablata, la parte degli uffici, la parte del capannone, devo solo andare a posare il pezzo di cavo che va all'esterno o qualora ci fossero delle distanze importanti, quindi sfruttare le antenne punto punto per mandare il segnale al cancello lontano o ai cancelli lontani. Quindi si può essere sfruttato questo sistema che magari di base di partenza paragonato a un impianto monofamiliare, un kit mono videocitofonico, costa qualcosa di più, ma se poi penso a dove lo vado a installare e come poi dovrò installare l'impianto, alla fine mi fa risparmiare un sacco di soldi, quindi mi fa vincere il lavoro con la concorrenza o magari mi fa anche mettere in tasca qualche soldino in più perché comunque ho fatto un lavoro dove invece di impiegarci 2 giorni ci ho impiegato solo una giornata. Era giusto un esempio. Sì, ottima precisazione Claudio, grazie dell'esempio. Insomma, approfondisci di più il concetto del client per PC, insomma, le varie possibili fonti di utilizzo. Grazie. Andiamo avanti e quindi approfondiamo un attimino il concetto della funzione CallMe, quindi dell'applicazione CallMe. Che cos'è la CallMe? La CallMe è l'applicazione che Urmet utilizza per l'inoltro di chiamata nei suoi sistemi videocitofonici. Nel caso dell'Hypercom è una funzione nativa del sistema, quindi la troviamo già presente all'interno del sistema, basta connettere il sistema Hypercom ad internet per far sì che questa possa essere abilitata in ogni appartamento. Che cosa bisogna fare? Molto molto semplicemente scaricare l'applicazione che è gratuita sia per l'Apple Store che per il Play Store, quindi sia per dispositivi Android che per iOS, creare un proprio account.
inserire nel monitor il proprio account, quindi in completa autonomia il singolo proprietario può gestirsi l'applicazione Call Me direttamente sul proprio monitor, quindi non necessita l'intervento dell'installatore, e di conseguenza iniziare ad utilizzare l'app Call Me, quindi l'inoltro di chiamata su smartphone, andando ad abilitare l'appiacimento sul proprio monitor nel momento in cui ne richiede, ne risente la necessità, e disabilitandolo quando non vuole essere disturbato né sul monitor interno e magari neanche sullo smartphone. Quali sono i vantaggi che apporta la funzione Call Me? È la possibilità comodamente di utilizzare il proprio sistema videocitofonico anche quando non si è a casa, quindi in qualunque posto ci troviamo, nel momento in cui abbiamo connessione dati, quindi il nostro smartphone è connesso ad internet, possiamo andare a ricevere tutte quelle che sono le videocitofonate provenienti dalle pulsantiere esterne verso il nostro appartamento e andare a rispondere, e magari andare a indirizzare precisamente un corriere che porta un plico, che se stiamo aspettando qualcosa di importante, andare a dare le giuste indicazioni nel momento in cui possiamo anche, oltre a ricevere la chiamata, e autoinserirsi o parlare direttamente con l'interlocutore tramite la pulsantiera, andando a dare quelle che sono le indicazioni precise dove eventualmente consegnare il plico. Aumenta la sicurezza soprattutto per le persone anziane, perché permette a loro di effettuare chiamate intercomunicanti, quindi le persone che magari non hanno praticità con gli smartphone per chiamare i parenti più prossimi, hanno la possibilità, grazie alla Call Me e ai monitor, di effettuare chiamate intercomunicanti dal monitor interno verso la Call Me, quindi verso i smartphone di quelli che potrebbero essere i parenti più prossimi, e quindi andare ad inoltrare delle richieste di aiuto, autoinserendosi automaticamente in viva voce senza dover fare assolutamente nulla, ma una semplice tap sul monitor di quella che è l'intercomunicante con l'applicazione Call Me. Infine, la stessa app con lo stesso account, quindi singola app, singolo account, ci permette di gestire contestualmente e contemporaneamente più impianti videocitofonici, quindi magari oltre a quella che potrebbe essere l'abitazione principale, andiamo tranquillamente a gestire quella che potrebbe essere una casa di villeggiatura, che potrebbe essere in montagna o al mare, o eventualmente strutture secondarie come anche attività lavorative o attività commerciali. In questo caso, l'altra peculiarità è la possibilità di gestire tecnologie diverse all'interno della stessa app, quindi se in ogni sito abbiamo una tecnologia diversa videocitofonica installata, nessun problema, l'app riesce a gestirle tutte quante contemporaneamente senza alcun problema. Anche in questo caso le novità sono state introdotte sull'app Call Me per quanto riguarda il sistema Hypercom, quindi oltre ad essere un'applicazione che ci permette, come dicevo, di ricevere le videocitofonate, interloquire con il chiamante e aprire le eventuali varche a distanza, ha la possibilità, in questo caso con le novità introdotte, di effettuare chiamate intercomunicanti verso gli altri utenti dell'impianto, quindi dalla mia app posso, tramite la rubrica che ho introdotto all'interno del monitor Max, quindi che ho creato all'interno del monitor Max Home 7, quindi all'interno del nostro monitor videocitofonico dell'appartamento, andare ad effettuare chiamate agli altri utenti del sistema videocitofonico, che potrebbero essere su altri piani, potrebbero essere su altri edifici o su altre scale. Inoltre, altra funzione importante per quanto riguarda la portineria: se andiamo ad associare l'app Call Me ad un centralino di portineria, a quel punto il portierato, nel momento in cui dovesse assentarsi, può tranquillamente portarsi dietro il proprio smartphone, quindi intercettare tutte quelle che sono le chiamate provenienti dalle pulsantiere principali, e successivamente, avendo in rubrica tutti gli utenti dell'impianto, andare ad indicare o ad informare l'eventuale utente dell'arrivo dell'eventuale ospite. Quindi diventa un centralino portatile che posso portare con me nel momento in cui devo andare a svolgere dei servizi e quindi abbandonare momentaneamente quello che è il posto predeterminato. Ha la possibilità di avere il log eventi di tutte le chiamate perse, quindi l'applicazione stessa mi darà e mi informerà di tutte quelle che sono le chiamate a cui non sono riuscito a rispondere, fornendomi l'indicazione della pulsantiera da cui è provenuta la chiamata, quindi il punto topologico da cui proviene la chiamata, data e ora in cui si è verificata la chiamata, e poi con una semplice icona a forma di macchinetta fotografica la possibilità di visualizzare l'istantanea che viene salvata dal sistema ogni volta che abbiamo una chiamata non risposta. In questo caso il limite delle chiamate perse è di numero 30, quindi abbiamo al massimo 30 chiamate perse all'interno dell'applicazione. Possiamo andare successivamente ad inserirsi, cosa che prima non si poteva fare nel sistema Hypercom, su tutti i posti esterni, quindi possiamo andare a vedere le immagini
ricevute dalle fotocamere di tutti i posti esterni, di tutte le pulsantiere, e contestualmente andandoci ad autoinserirsi anche in modalità audio, quindi parlare o ascoltare chi si trova fuori la pulsantiera e contestualmente aprire gli eventuali varchi. Quindi, oltre a poter ricevere, possiamo anche noi che possiamo chiamare le pulsantiere e quindi andare a dialogare con esse senza alcun problema. Infine abbiamo la ricezione degli allarmi, quindi sull'app diventa una piccola centrale di ricezione allarmi che ci permette di ricevere quelle che potrebbero essere le chiamate panico provenienti dall'interno degli appartamenti oppure le chiamate dal centralino. Quindi lui direttamente nell'applicazione mi permette di ricevere quelle che sono queste chiamate particolari di sicurezza oppure quella che potrebbe essere l'apertura dell'ingresso che trovo all'interno dei monitor dove potrei collegare eventualmente un contatto magnetico del mio arco, riceverlo direttamente sul mio smartphone, semplicemente sull'app Call Me, e con le icone che vedete rosse nell'immagine a fianco all'evento che si è generato, posso andare a effettuare rapidamente una chiamata nei confronti del dispositivo che mi ha generato l'allarme. Quindi, come vedete, l'applicazione Call Me si è completata di tutte queste funzioni, quindi è diventato un'applicazione molto importante e non una semplice app di inoltrochiamata. Un piccolo focus anche sul centralino di portineria, che nel caso del sistema Hypercom è semplicemente un software per PC con sistema operativo Windows che potete scaricare liberamente dal sito Ulmet, anche in questo caso in modalità gratuita, quindi non c'è nulla da pagare. Scaricate il software, lo installate, lo configurate e siete in grado di trasformare un PC in un centralino di portineria. In questo caso, che cosa ci permette di fare il centralino? Il centralino ci permette di chiamare tutti gli utenti dell'impianto o essere chiamati da tutti gli utenti, intercettare tutte le chiamate provenienti dalle pulsanti esterne prima che esse vengano veicolate all'interno dei singoli impianti, avere tre modalità di funzionamento, quindi giorno per intercettare tutte le chiamate, notte per ricevere chiamate solo da posti interni oppure disabilitato. Nel sistema possono coesistere più centralini contemporaneamente con uguali competenze o con competenze differenti. I centralini tra di loro possono palleggiarsi le chiamate, quindi possono trasferirsi le chiamate. Inoltre, il centralino diventa anche un piccolo configuratore perché ci permette di modificare quelli che sono i nomi degli utenti presenti all'interno degli appartamenti, ci permette di modificare i loro codici apriporta, ma anche di acquisire, di programmare o cancellare quelle che sono chiavi di prossimità che utilizziamo sui nostri varchi per accedere ad eventuali parti comuni del sistema. Oltretutto, il centralino può abilitare delle chat, quindi dei messaggi di testo nei confronti degli utenti, quindi a un singolo utente, a un gruppo di utenti oppure a tutti gli utenti, quindi mandare delle comunicazioni magari di servizio a tutto il condominio nel momento in cui potrebbe esserci l'esigenza di una manutenzione straordinaria in qualche sistema condominiale, in modo tale che tutti sono informati senza mettere i classici fogli appesi alle bacheche. Un'altra funzione molto gradita, molto apprezzata del centralino di portineria è la possibilità di gestire il sistema con delle mappe grafiche con aree sensibili. Quindi posso installare, posso caricare all'interno del centralino delle mappe in formato fotografico, JPEG, dove puoi creare delle aree sensibili per effettuare magari dei zoom sul particolare della mappa e sulla quale puoi andare ad inserire degli oggetti attivi, che potrebbero essere le pulsantiere, potrebbero essere le telecamere, potrebbero essere le varie interfacce con i relay. E quindi essendo dispositivi attivi, una volta che clicco sul dispositivo presente sulla mappa, sarò in grado di effettuare delle chiamate, di aprire delle porte, di vedere il live delle telecamere o di attivare quelli che sono i relay presenti nell'interfaccia. Quindi un proprio centro di gestione di tutto il sistema videocitofonico, di tutto il building communication presente nel sito. Altro dispositivo molto interessante è il gateway che ci permette di interfacciare quello che è un sistema Hypercom con un sistema Two-Voice. Quindi il sistema Two-Voice è il sistema videocitofonico di Urmet Digitale a due fili. In questo caso è un dispositivo che ha a disposizione la porta RJ45 per portare la rete LAN proveniente dal sistema videocitofonico Hypercom, ha l'ingresso per l'alimentatore Two-Voice, il classico 1083/20A. Ha la possibilità di collegare due pulsantiere secondarie Two-Voice e abbiamo a disposizione due uscite per la nostra colonna montante, per cablare la nostra colonna montante. In che cosa ci aiuta questo dispositivo? Che cosa ci può risolvere? Beh, potrebbe risolvere la distanza che potrebbe esserci tra la colonna montante e la pulsantiera esterna, quindi andare a superare quello che è il limite del sistema Two-Voice, andando ad utilizzare il sistema Hypercom e andando magari ad utilizzare fibra ottica per lunghe distanze, oppure nel momento in cui non è possibile passare dei cavi, utilizzare delle antenne Wi-Fi, perché andremo a realizzare un impianto Hypercom IP nella parte bassa, quindi nella parte principale,
e un impianto 2 Voice nella parte alta, nella parte di colonna, oppure andare a superare quello che è il numero di 16 pulsantiere esterne del 2 Voice, quindi con l'impianto IVA, come abbiamo detto, non abbiamo limite nelle pulsantiere esterne e quindi potremmo andare a superare anche questo limite, oppure andare a creare scale differenti come costi economici, quindi in alcuni appartamenti andare a utilizzare scale dove installeremo un monitor a 7 pollici con tutta una serie di integrazioni di servizi, altre scale invece in stile più economico dove potremmo andare a utilizzare addirittura la semplice cornettina con solo la parte audio, quindi la possibilità di fare impianti misti anche a livello economico in questo caso. Come ultimo punto di incontro del sistema Hypercom è la possibilità di integrarsi e quindi dialogare con il sistema Hypertalk. Il sistema Hypertalk è il centralino telefonico VoIP SIP standard di Urmet che riesce a integrarsi nel sistema Hypercom e quindi un'eventuale videochiamata proveniente dalla parte videocitofonica può essere inoltrata all'interno del centralino telefonico e di conseguenza, essendo un centralino diciamo ibrido, quindi è VoIP, ma permette di gestire anche dispositivi analogici, potremmo ricevere la nostra chiamata su un semplice telefono PC analogico dove avremo solamente l'audio, potremmo riceverlo su un telefono audio VoIP IP digitale, o nel momento in cui andremo ad installare un videotelefono ricevere anche la parte video, quindi l'integrazione è completa, quindi ricevo completamente quella che è la chiamata audio-video e contestualmente da tutti i dispositivi telefonici posso andare a veicolare l'apertura del passo carrabile, del cancello carrabile o dell'eventuale ingresso pedonale, quindi ho la possibilità di scegliere quale delle due uscire, attivare in pulsantiera grazie a dei tasti che posso programmare sul nostro telefono. Siamo arrivati a conclusione dell'impianto del webinar, scusate. Claudio, quindi abbiamo terminato questa sera la presentazione del nostro sistema Hypercom. Speriamo che siano rimasti tutti soddisfatti e piacevolmente colpiti dalle nostre nuove funzioni inserite nella videocitofonia, quindi la possibilità di creare impianti sempre più espandibili, sempre più performanti, che riescono a integrarsi sempre meglio con i vari sistemi che abbiamo a disposizione nel nostro catalogo. Quindi volevo ringraziare. Io sono rimasto colpito, immagino anche gli altri, il prodotto, cioè il prodotto è performante, queste nuove funzioni lo completano molto di più e non vedo limiti, diciamo. Ma soprattutto, insomma, visto che la tecnologia IP sta prendendo sempre più piede, sì, esatto, nella nostra quotidianità, è un sistema che sicuramente ci darà grandi soddisfazioni. Esatto. Nulla, ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio anche te per la collaborazione. Grazie durante questo webinar. Spero Grazie che le informazioni siano state utili per apprendere nuovi concetti per le vostre lavorazioni nella quotidianità e vi rimando al prossimo webinar che si terrà il 13 aprile alle 17:30 dove si parlerà di controllo accessi con i vantaggi del nostro nuovo sistema SCLAC. Direi di Grazie. Non perderlo perché anche questo è un ottimo prodotto. Sì, un'ottima novità anche questa nel catalogo Urmet. Grazie ancora a tutti e una buona serata. Ciao a tutti, buona serata.